Cup 2017, siamo allo stand della CMA, Macchine per Caffè SRL, proprietaria del marchio Astoria. E siamo con Massimo Talamini, area manager, dire Nord Europa o Est Europa o Africa o solo Asia è riduttivo, perché tu sei, sì, certamente un volto nuovo per gli amici di VenninTV.it, ma anche e soprattutto un po' il Deus Ex Machina delle vendite per una macro area. Sì, non si tratta di un'area omogenea, ma sono diverse aree più che altro. Interessante che sono mercati uno diverso dall'altro, con necessità e aspettative diverse, quindi si parla, si va dal Nord Europa al Sud Europa, al Medio Oriente, Africa, quindi posso dire che ho un'esperienza abbastanza variegata. Un uomo che viaggia molto, insomma, amici, ed è qui per andare a spiegarvi in 300 secondi, non più di 300 secondi, che cosa ha presentato la Astoria, il marchio Astoria, in questo SIGEP 2017 attraverso la voce di Massimo Talamini. Ecco, la macchina è proprio questa qui che vedete alla mia sinistra, è una super automatica con una serie di caratteristiche molto smart e molto utili per gli utilizzatori. A te la parola, Massimo, hai 300 secondi per convincere i signori che sono dall'altra parte ad acquistare questa macchina. Benissimo. Allora, noi stiamo proponendo questa macchina che si chiama Hybrid, quindi ibrida, che è una macchina assolutamente nuova, è un prodotto che non esisteva fino a poco tempo fa, quindi neanche il mercato di questo prodotto esisteva. Da un paio d'anni noi stiamo lavorando su questo nuovo modello e stiamo cercando di far capire di cosa si tratta a tutte le persone interessate. Quindi, nella fattispecie, la Hybrid è la combinazione di due tipologie di macchina per caffè diverse, la macchina super automatica e la macchina tradizionale. Fondamentalmente partiamo dall'idea di una macchina super automatica, che quindi facilita il compito dell'utilizzatore, del barista, chiamiamolo, anche se non si tratta propriamente di un barista, con una macinatura e una pressatura automatiche, un sistema latte, quindi un cappuccinatore automatico, ma in questo caso abbiamo inserito il gruppo di una macchina tradizionale che non solo aumenta la qualità di questo tipo di macchina, quindi noi possiamo offrire una macchina che dà la facilità di utilizzo di una macchina super automatica, però con la qualità di una macchina tradizionale. Quindi dicevo, non solo questo, che è già molto, ma anche c'è anche il fatto che non si tratta semplicemente di una macchina dove basta schiacciare un pulsante per avere un cappuccino o una tazza di caffè, ma l'operatore deve fare un'operazione molto semplice, che è quella di gettare i fondi semplicemente con l'utilizzo di un portafiltro tradizionale. L'operatore non fa altro che andare a gettare i fondi esausti del caffè e reinserire il portafiltro nella macchina. Possiamo dire che è autopulente? Questa tipologia di macchine ha comunque bisogno di una manutenzione di un certo tipo e di una pulizia giornaliera di un certo tipo. Però vediamo che qui ci sono anche dei mini display con delle indicazioni. A cosa servono? Quindi, attraverso il display noi possiamo programmare qualsiasi parametro della macchina e andiamo a visualizzare tutte le bevande che possiamo preparare con la stessa macchina. In questo caso abbiamo una macchina da due gruppi, è disponibile anche la versione a un gruppo singolo. Sulla parte sinistra possiamo preparare qualsiasi tipo di bevanda a base di caffè e di latte, mentre sulla parte destra ci rimettiamo al caffè. La macchina può prendere i chicchi di caffè da due o anche da tre diversi macinatori, quindi si possono offrire diverse tipologie di caffè, diverse miscele di caffè all'interno della stessa macchina.
e abbiamo visualizzati le possibilità di erogazione. Quindi andiamo dal comune caffè espresso, ristretto, lungo e tutte le bevande a base di espresso e caffè e latte. Abbiamo sia il cappuccinatore automatico, quindi il sistema del latte automatico, che produce delle bevande a base di caffè e di latte automaticamente al semplice tocco sul display touchscreen, oppure abbiamo le tradizionali lance latte manuali con le quali il barista, l'operatore, può andare a produrre e a schiumare quantità di latte, volumi di latte di un certo tipo, quindi superiori a quello che può essere semplicemente l'utilizzo automatico. Massimo, qui sopra ci sono due campane di caffè, sono separate e mi lasciano immaginare che ci siano, ovvero che possano gestire due diverse miscele di caffè. Esattamente, è quello che stavo introducendo prima. Noi possiamo andare ad utilizzare due o anche tre diverse miscele di caffè, dall'espresso tradizionale al decaffeinato, comunque qualsiasi tipo di miscela vogliamo avere, che deve avere un grado di macinatura diverso. Infine, alla tua destra abbiamo uno scaldabicchieri addirittura su due livelli. Sì, noi abbiamo un modulo scaldatazze separato dalla macchina, ma diciamo con la stessa tipologia, lo stesso design, quindi da accoppiare alla macchina nel caso vengano utilizzate delle tazze in ceramica, o in questo caso non le usiamo in vetro, comunque per mantenere le tazze calde ovunque non vengano utilizzati i bicchieri in carta. In quel caso questo non sarà necessario. E invece alla mia sinistra, sempre con l'indicatore di temperatura, abbiamo un mini frigo. Che cosa gestisce? Sì, questo frigo è un frigorifero di 4 litri, sempre in accoppiamento al design della macchina. Dobbiamo considerare che questa tipologia di macchine utilizza solamente latte fresco, quindi non utilizza nessun tipo di latte in polvere, ma solamente latte fresco. E il latte fresco deve essere mantenuto ad una certa temperatura per avere una schiumatura ideale, quindi deve essere mantenuto freddo. E noi offriamo un frigorifero di dimensioni contenute e di design che viene facilmente accoppiato alla macchina. Bene, i 5 minuti sono abbondantemente passati, noi speriamo di essere riusciti a convincere in qualche modo gli amici che sono dall'altra parte per questa macchina che si presenta come il nuovo che avanza per il brand Astoria. Avrete certamente altri modelli, avremo noi modo di andare a presentarli successivamente in altri servizi. Certamente Massimo saluta gli amici di VendingTV.it. Arrivederci e grazie per l'attenzione. E allora io ringrazio te nel frattempo. Amici, non andate via perché abbiamo altre novità qui al SIGEP 2017.